Coach Chiappini guarda i numeri, faccio finta anch'io di guardarli, 22 a 25, 25 a 21, 21 a 25, 25 a 22, 12 a 15, coach, un bel soverato, un punto che dice tanto forse, forse più di una vittoria. Sì, direi che abbiamo probabilmente giocato una delle migliori gare della nostra stagione, abbiamo interpretato bene quello che avevamo preparato sia nella battuta che nella correlazione fra battuta e muro difesa. Al di là del risultato, che lascia un po' l'amaro in bocca, perché probabilmente quel filotto iniziale nel tie break ci ha un po' pregiudicato l'andamento, sono soddisfatto della prestazione delle ragazze, sono contento di come hanno giocato le giocatrici straniere, ma fondamentalmente sono contento di tutte, perché non avessero giocato tutte al 110% probabilmente contro un Montecchio molto aggressivo in attacco è difficile fare il risultato. E adesso ci prepariamo, prima si va a San Giovanni Marignano, poi pool promozione. Cosa ne pensa coach Chiappini? Ma allora, intanto sono contentissimo del risultato, perché il pool promozione all'inizio non era così scontato. Poi insomma, l'appetito viene mangiando, e quando abbiamo visto che potevamo fare abbastanza bene, insomma, siamo stati bravi a sfruttare tutte le situazioni. E andiamo a San Giovanni Marignano con la stessa tranquillità con cui abbiamo giocato questa sera, quindi probabilmente la pressione sta tutta dall'altra parte, perché vedete che quando giochiamo con la mente sgombra, senza stress, insomma, riusciamo anche ad esprimere un buon gioco. Ma è vero che dopo la partita coach Chiappini va a ripianare il Taraflex che hanno bucato le sue giocatrici? Allora, non è vero, però sono molto molto contento della prestazione in attacco. Sono molto molto contento. Koronen era un po' di tempo che non la vedevo su questi livelli e sono veramente contento. Shaun ha tenuto in piedi il sistema di ricezione, il sistema di ricezione attacco per grossa parte della partita, quindi un'ottima prestazione anche la sua, ma direi che oggi fare nomi toglie merito alle altre, secondo me, quindi non sarebbe nemmeno corretto, è un ottimo risultato di squadra, ecco. Grazie coach, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. L'IPAG Sorelle Ramonda Montecchio espugna il Palascoppa 3-2. Coach Marco Siribaldi, avete ricambiato il 3-2 di un anno fa che finì con un 16-14 al tie break per il Soverato. Comunque una prestazione importante con momenti di vera volley. Sì, allora, purtroppo io 2 anni fa non c'ero, quindi non conoscevo bene i trascorsi. So che all'andata avevamo vinto bene nel nostro campo, sapevamo che qui insomma non è un campo facile. Poi con tutto questo tifo è stato veramente bello e allo stesso tempo un pochino difficile anche riadattarsi un pochino a quelli che sono gli spazi palestra in confronto a quello che abbiamo in casa al Palaferoli. È stata una battaglia, è stata quello che ci aspettavamo, è stata una battaglia legata più che altro non a chi sbagliava meno, ma a chi aveva più lucidità nei tempi, nel senso che sono due squadre dove hanno due terminali d'attacco importanti e che questa sera si sono dati battaglia, l'ha avuta meglio Montecchio, va bene così. Adesso abbiamo una settimana un pochino più tranquilla rispetto a quella che abbiamo passato, perché veniamo già da una seconda trasferta e nulla, quindi recuperiamo un pochino le forze, non eravamo tutte al 100% vista comunque qualche influenza qui là, però ecco, ultima gara contro Sant'Elia, insomma, vediamo di chiudere questo girone nel migliore dei modi. Un coach giovane ma già molto esperto ci può dire cosa succederà nella pool promozione secondo lui? Nella pool promozione è chiaro che sicuramente il livello tecnico si alzerà tantissimo. E il Montecchio? Ah, noi cercheremo di dar fastidio a tutte quelle squadre che sicuramente rispetto a noi hanno dichiarato di salire, quindi noi cercheremo di dar fastidio col nostro gioco e insomma cercheremo anche di divertirci un pochino, che secondo me in quei momenti lì, togliendoci qualche responsabilità in più, veramente possiamo fare anche la differenza, anche perché quando la palla scotta e quando il momento è così importante restare un pochino più lucidi e un pochino più calmi è una chiave che sicuramente può farci solo del bene. Grazie, in bocca al lupo. Grazie mille, arrivederci. La domanda di oggi è: quando festeggia il compleanno Vittoria Zuliani? Ah, bella domanda questa. Me la fanno in tanti, allora io lo festeggio l'1. Ah, quindi... Cioè, sono nata il 29 febbraio, però come sapete ogni 4 anni c'è.
e quando non c'è lo festeggio l'uno, perché 28 porta sfortuna a festeggiarlo prima, quindi lo festeggio. E allora noi non facciamo gli auguri, ma facciamo i complimenti per una bellissima partita. Quando sei entrata in campo hai dato il cuore per il Soverato. Quello sempre, ci cerca di aiutare in qualsiasi modo le compagne, che magari venendo dalla panchina non è sempre facile, perché hai quasi sempre un punto per dimostrare cosa puoi fare, e oggi per fortuna è andata bene, quindi sono contenta. E soprattutto cosa si pensa quando si ha in mano un pallone in battuta e magari poi si fa un ace? Ma io penso che devo farlo tecnicamente bene, perché con la tecnica magari riesce meglio, e poi sperando che si faccia un ace. E la giovane tifosa qui accanto a noi ha detto che le più brave sono le triestine, Zuliani e Giugovac. Le triestine hanno marcia in più. E allora in bocca al lupo, noi aspettiamo sorprese per la pool promozione. Crepi, grazie mille. Karen Barbazzeni, Giulia Angelina, vi chiedete perché le intervistiamo? Perché mi sa che in questi giorni hanno fatto il compleanno, o una proprio oggi, Giulia, o una due giorni fa, Karen. E quindi avete festeggiato con una vittoria. Sì, sì, ci voleva, venivamo da due sconfitte di fila, erano due partite molto importanti, anche questa era una partita importante, quindi siamo soddisfatte del risultato, anche perché era un campo molto difficile. E Giulia, un martello, hai fatto di tutto, in alcuni momenti ti sei trascinata la squadra sulle spalle. Sì, insomma, oggi il mio lavoro potevo farlo meglio. E sicuramente arriviamo da una settimana non semplice, perché abbiamo perso con Roma e con San Giovanni, che erano due partite difficili. E oggi sapevamo che saremmo venute qua e sarebbe stata una battaglia. In alcuni momenti, secondo me, è stato un po' demerito nostro. Sicuramente loro hanno fatto una buonissima partita, perché hanno difeso con una grande intensità, secondo me. E siamo state bravi noi a rimanere pazienti e essere, secondo me, un filino più ciniche nei finali dei set. E allora a Karin, scusami se ti ho interrotto, chiediamo una promessa per i vostri tifosi, perché comincia la pool promozione tra poco. Oddio, io la promessa. Sicuramente promettiamo di giocare come abbiamo giocato in questa partita, cioè dimostrando che siamo una squadra unita, che lavora una per l'altra, e quindi nella pool promozione ci portiamo questo. E allora, per concludere, se ci inquadra tutti, voi alla fine dei momenti dei time out vi salutate facendo così. Lo possiamo fare per i vostri tifosi? Uno, due, tre. Hey! Grazie, in bocca al lupo.